Io ogni settimana vengo a visitarla in presenza e Sua zia. praticamente mia zia ha 93 anni e mia zia ha cominciato a lamentarsi di spintoni, di botte e ho detto ma come mai? Quasi non volevo crederci, ho detto impossibile un operatore che si comporta in questo modo, insulti. Allora la prima volta ho contattato la psicologa e ho detto guarda Samuele, succede questo e questo. E Perché dopo niente, è cosa? successo Non che ricordo se poi avevi la portato seconda il volta telefono la per stessa sentire. cosa, la terza settimana, finché è intervenuto il direttore e ha detto sì, c'è stato segnalato questo Fabio. Mia zia parlava sempre di questo operatore Fabio, io non lo conoscevo perché conosco quasi tutti gli operatori là, ma Fabio no. E alla fine ha detto signora, guardi, si fidi, stiamo già intervenendo, abbiamo avuto segnalazioni. Allora io sono stata tranquilla, ho visto che mia zia poi non si è più lamentata e poi è venuto fuori tutto il resto, insomma. Comunque è già da 2 mesi che io avevo segnalato e chi peggio di me è ancora da prima, insomma. Comunque adesso è tutto Bene. risolto. Una cosa sconvolgente. Avete dei parenti, qualcosa La mamma. coinvolti? E come si sono accorti in pratica? Cosa è Ma successo? io ho saputo dalle indagini. Quindi non avevate nessuna. E Nessuno sentore. A adesso parte siete. qualche mail di lamentela alle quali non danno mai risposta. Tra l'altro, ultimamente mia mamma è ricoverata, quindi in seguito a malsanità che poi appureranno.